2017 lavoravo con i ragazzi all'università. Sì. E 2 anni dopo sto Ho qui a questa fare proposta una. del Sì, Leeds. ho detto di sì. Io Com'è stato quell'anno? Pazzesco, capito. lavoro in tre modi. In inglese li chiamo super strength. Quindi Ale, grazie innanzitutto del tempo, perché so che sei super impegnato e quando si fa parte di uno staff così importante non è semplice sempre trovare il tempo, quindi grazie. Sto facendo questo video per cercare di dare un insight un po' alle persone che seguono, alle persone, agli appassionati di calcio, non solo i classici lavori che di cui tutti parlano, allenatore, procuratore, ma una strada non tradizionale, diciamo. E quindi ero curioso, tu come hai iniziato il tutto? Ho sempre giocato Ok. quando ero piccolo, ho giocato da 16 anni fino a 19 anni Ok. con Notts County in Liguria. Veramente non sapevo che volevo Eri, fare. diciamo, per 20 anni si arriva sempre a Sì, quel punto, no? Che non sai. ho fatto un'esperienza in America, ho Ok. giocato lì per 3 anni, però tornato in Inghilterra ho giocato sempre semi-professional. Ok. Ho iniziato ad andare Dove all'università precisamente? Nottingham Trent Ok, University. Ho studiato la scienza di sport, ok. Come si chiama in inglese il il corso? corso era Sport Science and Management. Dopo 3 anni ho iniziato un po' a allenare i bambini, però non sempre calcio, di sport. Qualsiasi sport, sì. Sì, girava le scuole imparando le bambini di 6 fino a 11 anni, Sì. solo per guadagnare un po' di soldi. Sì. Quindi 2010 quanti anni avevi? 26 anni. 26 anni. 26 anni. E poi ancora a 26 anni non sapevo dove andavo. Dopo ho iniziato a fare il master's, degree, sempre con Nottingham Trent. Ok, hai continuato quindi Sì. dopo in Italia la chiamano la triennale, diciamo, dopo il primo percorso di studi hai continuato sempre lì in Sì. quell'università, il master. E poi ho iniziato a allenare i ragazzini 16 anni in Ok, Academy. sì, quindi lì Academy, Sì. sempre del Notts Del County. Notts County. Studiavo, giocavo con una squadra Northern Premier Oh, League. sì, quindi Semi-pro. semiprofessionista. Studiavo, giocavo, allenavo e ho fatto la mia prima patente. Ok, sì, il Ok. patentino per Sì. allenare. Però in questo momento non allenavo portieri. Ok. Notts County mi hanno chiesto di fare allenatore dei portieri per 18. Gli serviva probabilmente Sì, in quel momento. abbiamo un preparatore portieri. E tu hai sentito di dire di sì? Ho fatto 3 mattine a settimana e poi studiavo. Dopo ho lavorato per l'università. Ok. Mi hanno dato un ruolo che si chiama Head of Football. Ok, sì. Quindi a capo Sì. della divisione calcio Sì, per l'università. l'università. In questo momento ho incominciato a allenare tutti i giorni. Dopo 2 anni a fare questo part-time con Notts County, con l'anno Sì, 18, sì. Full mi hanno chiesto se volevo andare full-time. time, se volevi essere assunto a tempo pieno. Sì. Ho deciso di sì, ho lasciato l'università, ho fatto 18 mesi tempo pieno con Notts County, allenando con l'N18, anche ancora con i piccolini e un po' con la prima squadra. Infatti oggi il preparatore dei portieri per Luton, che Sì. giocano Ok, oggi, era il portiere di Notts County della della prima prima, ok, quindi eravate squadra. colleghi, era il Sì, tuo capo. è incominciato così. Wow. Ho fatto 18 mesi con Notts County, poi ho avuto un'opportunità andare a Norwich Sì, ok. per fare Head of Academy Goalkeeping. Ok, quindi a capo dell'allenatore dei portieri per l'Academy del Norwich. Academy, sì. Però Che in Italia chiamano Norwich, e no, quindi. Norwich. Solo 2 mesi che sono stato lì Ok. perché ho tornato al Midlands,
sì, nel centro dell'Inghilterra. È arrivata un'altra opportunità, sì, no? Con Stoke City. Con Stoke City. Fai sempre lo stesso lavoro, Head of Academy. Ok. Prima di andare in quella che poi è la parte più recente, quindi dallo Stoke in poi fino ad oggi, insomma, secondo te in quel periodo di, che tu stavi iniziando, che stavi cercando, tu ti ricordi un po', non so, il tuo stato d'animo, i tuoi pensieri, cosa pensavi? Le preoccupazioni anche. Veramente mi divertivo a allenare i ragazzini. Ok, no, bello questo. Sì, 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 non mai aspettavo che arrivavo in Premier con Leeds o, sì, o ora Championship. Insomma. Sì, ti stavi godendo quel momento, sì, di... Sì. Solo sapevo che volevo sempre lavorare con sport, specialmente con l'università. Mm-hmm. Ho incontrato un amico che si chiama Sean. Sì. Era lui veramente che mi ha detto perché no, non provi proprio, ecco, allenare, bello, allenare, sì, che sei bravo, ti diverti. Prima di questo momento non pensavo. Non pensavi potesse diventare un lavoro, sì, oppure sì, una cosa a tempo pieno. A volte ci sono quei momenti o quelle persone che ci fanno un attimo riflettere su... È proprio così, è diventato questa... È avventura. Diventato un lavoro. Quindi poi più nel periodo recente sei arrivato a Stoke, hai detto? Sì. E hai fatto quanti anni a Stoke? Solo un anno. Stoke era una bella esperienza perché ho lavorato con un portiere che si chiama Joseph Bursick, sì, che ora fa titolare con l'Inghilterra all'Under 21. Sì, sì. Era la prima volta allenando giocatori più forti. Il livello iniziava a cambiare, nel, sì, senso che, sì, iniziavi, sì, a vedere giocatori di... Sì, Stoke erano Category 1. Okay. Sì, sì, sì. Premier League, esperienze diverse che... fatto prima, però durante l'anno che ho fatto Stoke facevo pure la patente di UEFA A. Ho incontrato il direttore dell'accademia a Leeds United. Ok. Quando mentre facevi il corso per il patentino, sì, lì hai incontrato il direttore dell'accademia di Leeds. Perché lui sta facendo la patente, era bravissimo, abbiamo chiacchierato. Si è creato un bel rapporto. Sì, sì. E poi dopo un anno Stoke mi ha chiamato, mi ha chiesto se avevo voglia di andare su a Leeds a fare una chiacchierata. Solo una chiacchierata. Ho detto di sì, ho preso la macchina, sono stato su, mi hanno detto che avevano bisogno di un assistente allenatore di portieri che lavorava con la prima squadra, però facendo sempre lo stesso lavoro del Head of Academy Goalkeeping. Questo in che anno era? Questo era 2019. Sapendo che il mister era Marcello Bielsa. Uno degli allenatori che ha una reputazione incredibile, è considerato uno dei migliori al mondo, nonostante non sia lì su a livello di titoli, però il gioco che esprime, sì, sì, il modo che ha di lavorare, tutti i grandi allenatori lo rispettano. Nel 2017 lavoravo con i ragazzi all'università. Sì. e due anni dopo sto qui a fare questa proposta del, sì, Leeds. Ho detto di sì. Non si poteva rifiutare quella offerta. No. Sono stato lì e ho fatto 3 anni e mezzo con il United. 3 anni e mezzo, wow. E quindi facendo 3 anni e mezzo con il United hai letteralmente vissuto tutta la cavalcata, quindi gli anni in Championship dove stavate provando a salire. Sì, io ero arrivato proprio all'inizio del campionato che abbiamo dato su. Dove poi siete, dove vinto, che poi avete vinto. Abbiamo vinto il Championship. Com'è stato quell'anno? Pazzesco. Pazzesco. Tutti 3 anni pazzeschi perché era proprio un'esperienza che un po' di fortuna, okay, per me, perché io credo sempre un po' di fortuna ci serve. Ci vuole sempre. Però probabilmente dalla storia anche che mi hai raccontato sei saltato non su tutti i treni, però le proposte che sono arrivate al momento giusto tu, sì, hai, sì, proprio così. Hai detto queste, sì, opportunità sono presentate e io detto sempre ok, va bene. Io li ho visti sempre un progresso, no? Sì, assolutamente. All'università, Notts County, a Norwich, a Stoke, poi Leeds. Ok, va bene. In due anni è, sì, successo. E ti è cambiata la vita anche, sì, probabilmente. Leeds, quindi lavoravi sia con la prima squadra, sia con, sì, l'Under 18, l'Under 20, l'Under 23. L'Under 23, poi l'Under 18, però fare sempre questo capo di portieri per l'Accademy. Sì. Mi sono divertito, però era difficile. Okay. Difficile perché lavoravo sempre. Sempre. No, bello perché da fuori può sembrare tutto bello, no? Però so quello, ma è molto importante anche far capire che è un lavoro, che c'è un lavoro dietro, che sì, c'è, sì, tanto sacrificio dietro. Sì. In più perché
Marcello è straordinario, sì. È veramente, per capire il calcio come lui capire il calcio è una cosa che non ho mai visto fuori dal mondo. Sì, sì. Infatti lavorare anche vicino, lavorare a stretto contatto, tu da allenatore, quindi aiutando l'allenatore dei portieri, sì, dovevi anche lavorare a contatto, stretto contatto con Marcello, immagino. Sì, sì, tutti i giorni, sì, però era sempre Mocca Sabat, che è il proprietario dei portieri, sì, per la squadra, bravissimo, era sempre lui il primo contatto, poi con Marcello, certo, spesso sì, però era sempre lavoravo sempre vicino a Marcos, okay, portare in avanti questi portieri, tutti i giovani che hanno avuto lì a Leeds in 3 anni. Proprio per me ha cambiato tutto. La visione. Perché ho visto che questi portieri giovani, che sono fortissimi, però nessuno gli dà l'opportunità a giocare, visto che se gli dà l'opportunità, non a tutti, però hanno qualcosa di diverso, quelli che non hanno paura. Sì, 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 hanno una... Attributo... Sono sfrontati probabilmente anche con tanta fame, sì, perché chi ancora, sì, non è lassù, sì, tanto coraggio, è cambiato tutto per me. Ti ha fatto riflettere sul fatto che si può implementare anche ancora di più questa cosa. Se tu fai un'occhiata a tutte le squadre, vedi l'età di tutti i portieri, si è sempre sono più vecchi, però sì, l'esperienza è sempre l'attributo che tutti il mestre vogliono, queste esperienze. Un attimo, perché noi l'abbiamo fatto con non uno, però 3-4 portieri, tutti 22, 21, 20, 19 anni, abbiamo vinto il championship, abbiamo giocato in Premier. Avete dimostrato che con un lavoro fatto bene su dei giocatori, su dei portieri anche giovani, non hanno nulla da togliere, anzi. Era importante perché hanno giocato in una squadra con gli altri giocatori che avevano l'esperienza. Non certo, è che certo, giocavamo sempre con una squadra giovane, chiaro, giovane, chiaro, chiaro. Il modello ha funzionato. Quindi di Bielsa, a parte la visione eccetera, c'è una cosa che ti ha colpito lavorandoci molto da vicino, una cosa in particolare che non avevi mai visto fare a nessuno? Era come un'ossessione per lui. Era maniacale. Sì, lui era veramente... Perché tutta la gente mi chiedono sempre com'era, sempre difficile, non è... Immagino. Perché ho visto tante cose in quelli 3 anni. Immagino. Era intenso? Sì, sì. Intenso. Sì, intenso. Questa è la parola che ritorno sempre a questa parola. Era intenso, era stanco. Stanco. Stanchissimo. Stanco, sì, sì, tutti sì, i giorni, sì, perché, sì, sì. Perché fare quello lavoro per Marcello era non solo me, però tutti gli allenatori, anche gli allenatori dell'Academy. Sì. Perché il modello di gioco l'abbiamo fatto a prima squadra. L'avete riportato. Il 18 l'abbiamo portato fino al 16. Cavolo. Quindi anche le squadre, sì, anche l'Under 16 e Under 18, sì, cercavano di specchiare, sì, quella che era l'idea della prima squadra, il gioco della prima squadra. Sì. Era difficile, era intenso, però ho imparato tante cose. Ho imparato tantissimo. Tante cose. Bello, bello questo, sì, 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 sì. Perché sì, diciamo sempre, senti, io ho fatto tutti le parenti, ho lavorato con tanti allenatori, però un sacco di allenatori, e questa è la prima volta nella mia carriera che... visto calcio giocato in questo modo. E come mai? E fino a 33 anni non ho visto mai calcio così. Tutto quel lavoro, tutta quell'ossessione dava poi i suoi frutti. Quindi siete poi, avete vinto la Championship, siete saliti in Premier League. Com'è stato? Ti è cambiata la vita in pochi anni? Ti sei ritrovato da Notts County a andare poi in stadi come Anfield, Old Trafford. Com'è stato vivere la Premier in prima persona? Sì, per quel primo anno in Premier io non andavo... Okay. Con la prima squadra alle partite. Eri con le giovanili? Sì, era sempre con l'Under 23, però sempre allenando con la prima squadra, okay, in preparazione per le partite. Per vedere anche quando facevamo l'analisi della squadra, Firmino, Sala. Ricordarti sempre che quello era il tuo lavoro, no? Perché... in Championship, io quell'anno in Championship sì, ho lavorato vicino alla prima squadra, però più con l'Under 26. Sì. Poi il primo anno in Premier, tutti i giorni con la prima squadra, senza andare alle partite fuori casa. Sì. Il secondo anno in Premier ho fatto una buona esperienza, e Marcos mi voleva vicino, fare tutte le esperienze con tutta la squadra era andare in questi stadi. Un buon segno che si realizza.
E poi cosa è successo? Ti ha chiamato il Sunderland? Sì, è successo proprio prima dell'inizio di questo campionato. Avevo l'ambizione, no, di essere preparatore di portiere della prima squadra. Head coach, sì. Head goalkeeping coach. Sì, perché l'esperienza in Leeds era intense. Meraviglioso, però volevo andare a farlo da solo. Sì. Per la prima volta. Sì, 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 sì. Diciamo. È venuta questa opportunità a Sunderland. A Leeds naturalmente non era possibile perché avevano già, sì, il loro head coach che, ok, Marcos lavora lì, è bravissimo. Ed è importante anche questo, anche un po' per loro, perché nonostante sia andata benissimo con Leeds, non sempre c'è l'opportunità giusta, sì, lì, sì, dove si è. Per se si vuole un attimo salire o ambire a qualcosa di più, a, sì, volte devi un attimo guardarti intorno. Ho deciso di lasciare, non perché niente di male, è solo la mia ambizione, l'ambizione di... per andare avanti. Perfetto. Perché potevo restare lì a Leeds a fare sempre lo stesso lavoro, però sentivi che volevi qualcosa sì, di più. Hai detto a Leeds che volevi cambiare, oppure nel frattempo era già arrivata la proposta del Sunderland? E... la proposta venuta da Sunderland, io direttamente sono stato a parlare con Leeds, con il direttore dell'Academy, e loro mi hanno detto grazie, veramente, per 3 anni, perché penso che sapevano che ho lavorato tanto. Hai dato tanto. Anche a cambiare il modello con i portieri. Ilan, per esempio, ha iniziato con Under 21. Sì. Andare avanti in prima squadra. Sì, mi hanno detto grazie. Peccato, però. Sì, chiaro. Però è una bella cosa quando puoi lasciare una squadra dopo 3 anni. Sì. E ti dicono grazie. Ti vogliono bene. Quindi è arrivata la proposta di Sunderland, anche come abbiamo detto, uno stadio incredibile, 40.000 spettatori. Sleeping Giant, diciamo, sì, perché come dicono qua, ossia un nobile decaduta, diciamo, più in Italia, sempre stata quasi sempre in Premier League, adesso in Championship con l'ambizione appunto di risalire il prima possibile, e come progetto immagino sia super interessante, diciamo, sì. È goalkeeping coach, quindi preparatore portieri capo, bello. Il progetto è bello perché questo ruolo head of goalkeeping non esiste in tutte le squadre, tutti i club, quindi posso fare il ruolo di preparatore di portiere con la prima squadra, però a fare un'occhiata a tutto che succede con tutti i portieri in tutto il club, fino a 9 anni, fino alla prima squadra. Wow. Day to day invece, perché a Leeds mi hai detto che eri praticamente, vivevi un po' al campo, un po' in hotel, in giro per l'Inghilterra, sì, a seguire, sì, il sabato all'Under 23, la domenica la prima squadra, quindi, cioè, scusa, il sabato mattina l'Under 23, all'Under 18 e poi alle 3 la prima squadra, o la domenica o le trasferte. E adesso al Sunderland invece come il day to day, da lunedì? Un po' diverso perché sono più con la prima squadra, e cioè, okay, cioè due allenatori di portieri che lavorano con l'Academy. Ok. Quindi arrivo la mattina, faccio colazione con i miei colleghi alle 8.45 la mattina, okay, ho un meeting con il mister, con tutto... staff. Tutto lo staff, dottore, per vedere la forma di tutti i giocatori, chi sta infortunato, chi no, chi si può allenare, chi no. E poi andiamo avanti con lo staff tecnico, formalizzare l'allenamento del giorno. Io vado fuori alle 9:30 la mattina a preparare tutto il campo per i portieri. Ok. Ritorno dentro alle 10. Per portare i portieri in palestra, okay, facciamo 20 minuti di preparazione, sì, pre-training, alle 10:30 andiamo fuori a allenare, poi alle 12:30 torniamo dentro, un po' di pranzo, poi pomeriggio è sempre video. Ok, sì. Lavorate molto in video, quindi. La prossima partita. E per quanto riguarda la partita della settimana successiva, cosa andate a vedere? Magari gli attaccanti, sì, come segnano, le, sì, abitudini? Sì, così, proprio. Perfetto. Così. Io li metto dentro le categorie, no? Di gol che hanno segnato. Ok. Se viene dal centrale, se viene dall'angolo, se viene dal cross, se viene da... E così andiamo avanti a preparare l'allenamento per... Per il prossimo. E quella è più una responsabilità tua o hai un match analyst che ti dice guarda Ale, solitamente lui fa così 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 e poi tu valuti? Faccio lo fai tu, sì, perfetto. Per me è meglio
se li vedo prima io. Ok, perché ti devi fare tu l'idea. Sì, di... sì. Il video analyst mi può dare il video e dire questo, però per me è meglio se io faccio il lavoro, perché sono più focused, concentrato su... Sì. E quindi da lì poi si inizia a preparare la settimana per... e ad allenarsi in quel modo per sì. quella partita specifica. Sì. Io lavoro in tre modi. L'avversario, okay. che fa l'avversario, perché dobbiamo stare pronti per quello che fa, sì. Noi, come sì. giochiamo noi, il modello di allenare il tipo di Sunderland. Ok. Il portiere di Sunderland deve fare queste cose. E poi per lui... che sono le cose che ti devi migliorare, se che dei sono limiti, le cose, sì. se tu sei forte, per esempio andare a prendere il cross, dobbiamo sempre lavorare così, perché non puoi non farli perché sei forte. Bello questo che hai detto, è importante continuare a lavorare anche sì. sui punti di forza, per, sì. in modo che restino punti sì. di forza. In inglese li chiamo super strength, okay. la cosa che sei più bravo a fare. Bisogna continuare sì. a... È sync up. La cosa che se tu non lo fai, tu non puoi andare in avanti con la tua carriera. Pensi che siccome sei forte in quello, ok, lo trascuro un po'? In realtà no, perché sì. è quello che ti ha portato magari fino a, sì, fino sì. a lì. Puoi fare una bella carriera, però non puoi andare a livelli alti. Ok. Quindi super strength, sync up. E il rapporto, cioè, con i portieri, nel senso loro, che naturalmente son professionisti, c'è un rapporto dove loro ti dicono quello che vedono loro, come si sentono, quello su cui vorrebbero lavorare? C'è un rapporto, immagino, di un teamwork di... Sì, è più per me, non solo per me, per i preparatori dei portieri è più facile, perché okay. avevamo un gruppo di 3, 4, 5 giocatori. Sì, sì, quindi sì. è più facile fare questo rapporto. Per mister, per controllare una squadra 22, 23, 25 è difficile. Sì, voi siete più una squadra nella squadra, diciamo. Sì, sì. Quindi è più facile. E poi anche quando andiamo a vedere se un portiere può venire a giocare con Sunderland, abbiamo bisogno di fare uno scouting. Sì, per vedere se lui è bravo, però se lui non è una persona adatta a quelli che sono i valori del club, sì, del Sunderland, sì. al modo che avete voi di, sì. di lavorare, non è la persona giusta per... Ok. E questo lavoro di scouting, ad esempio, avete naturalmente gli scout in giro per, sì. per l'Inghilterra. Quando poi arriva magari qualche segnalazione interessante, magari vi muovete anche voi in prima persona per vedere, per capire... Sì, abbiamo sì, questo network di scouting in Inghilterra, anche all'estero. Diciamo, tolti i tuoi, anche dei top, chi è il portiere ideale, diciamo, chi è il championship o... No, in generale, in totale, Premier League... Sì, pallapiedi, sì, sì. Ederson. Senza la palla, Alisson. Senza la palla, Alisson. Tutti e due... se si crea un mix... Sì, è il portiere perfetto. Perfetto per me. Però anche Sanchez in Brighton. Ok, ok. Vedi, un nome non troppo chiacchierato, ma che... Sì, bravissimo, sta facendo una bella, bella due anni, okay. giocando titolare, sì, con, sì, sì, con Brighton. È bravo. Inizialmente hai usato software, nel senso, parte match analyst è stata una parte importante, sì, sì. per arrivare a fare quello che hai fatto, oppure è un qualcosa che hai preso dopo? È più per me usando Mac per fare in modo mio. Ok. Perché ci stanno tanti software, no? Sì. Che puoi usare Sports Code, Hotel. Sì. Hotel lo usiamo. Lo usano tutti a livello di club, sì, sì, sì. I giocatori con un software. Sì, 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 sì. Fai tutto, sì, sì. Tutto manualmente. Questa è una cosa che hai imparato nel percorso? Oppure prima hai fatto, non so, un corso specifico? Prima dell'esperienza con Leeds lavoravo sempre con software, SportsCard. Ok. E dopo dell'esperienza con Leeds ho lavorato così, perché questo manualmente. Mi sono imparato da Marcello. Da Marcello. Sì, da Marcello. Sì. Tutti i giocatori facevamo così. Per un ragazzo che sia la parte portiere che la parte lavoro, quindi non da portiere ma più tipo goalkeeping coach, allenatore dei portieri, in Italia è un po' più difficile, secondo me, nel senso che in Inghilterra ci sono più opportunità.
Però quali sono secondo te le strade che dovrebbero, cioè le cose che dovrebbero fare? Allora, partiamo dal giocato, dal portiere, per fare il portiere. Comunque devi cercare di essere in un'academy Primavera 1, Primavera 2, Primavera 3, almeno dall'età dei 12, 13, 10, 10 anni immagino. C'ho un amico che ha fatto le studi all'università, lui ha fatto questo progetto per vedere l'età dei portieri e quando diventano portieri. Lui ha visto che i portieri più fortissimi del mondo, sì, sono diventati portieri a 12-13 anni. Ok. Prima di questo giocavano in field, in campo, fuori, sì, altri ruoli, insomma. Sì. E quindi quando mi ha dato questo progetto per vederlo, io sei rimasto sorpreso. Ho cambiato un po' del mio pensiero, perché certo che ci stanno portieri che da 7 anni sono portieri, sì, come Ilan Meslier. Sì, da 7 anni fino adesso ho fatto questa carriera giocando sempre con la Francia. 15, 17, sì, sì, ha fatto tutta, sì, la trafila, diciamo. Per me non c'è un'età, sì, un'età unica. No, per me è l'esperienza che tu fai con le partite. Se tu giochi, trovi il livello, dico sempre così, ti prendono le squadre. Sì, sì, sì. È così, più o meno funziona. No, funziona assolutamente. anche, ripeto, anche nel mio caso mi scrivono tanti, ma cioè molti pensano che il procuratore, l'agente o lo scout, che sia lui a portare il giocatore, quando in realtà è il giocatore stesso che, provando in quella categoria, dimostrando in quella categoria, sì, che può ambire ad un'altra categoria, per forza di cose viene... È come una carriera, deve essere un po' di fortuna. Nel tuo caso l'università a Nottingham probabilmente ti ha facilitato in... Sì, io non allenavo tutti i giorni. Non saresti... Sì. Perfetto, non saresti arrivato. Perché ho sbagliato tante volte. Poi l'ultima cosa, qual è il goal finale? Cioè l'ambizione... Veramente per me andare al mondiale. Wow. Con l'Italia. Magari in Serie A anche un giorno ti... Sì, sì, tanto voglia di andare a fare un'esperienza in Italia. Lo so che sono stato qui in Inghilterra da 1990, no? Sì. Sono quasi inglese, però mi sento più italiano. Sei nato in Italia? Sì, nato in Italia. Dove precisamente? Terni. A Terni, ok, in Umbria. Tanta roba. Grazie mille, in bocca al lupo per la stagione. Sì. È stato davvero, grazie per il tempo. Grazie.